Buongiorno, sono Cristiana Bartolomei, sono docente nel corso di laurea di architettura e ingegneria e insegno disegno dell'architettura 1 con laboratorio. Questo insegnamento si svolge al primo anno, esattamente al primo semestre. Il corso fornisce le componenti teoriche e gli strumenti operativi per poter rappresentare il progetto in tutte le sue componenti geometriche e spaziali. L'obiettivo del corso è il raggiungimento della maturità grafica nell'uso del linguaggio del disegno e della rappresentazione tecnica. Questo permette di educare lo studente all'uso del linguaggio grafico per aumentare la sua visione tridimensionale dei manufatti dell'architettura. Il corso è suddiviso in tre moduli. Il primo modulo è il modulo di disegno, che è quello che occupa la maggior parte delle ore dell'insegnamento. Il secondo modulo è il modulo di fotografia e il terzo modulo è quello relativo alla costruzione di plastici. Il modulo di disegno è diviso in tre parti, una parte che riguarda propriamente i metodi di rappresentazione, come ad esempio le proiezioni ortogonali, la sonometria, la prospettiva, le proiezioni quotate. Una seconda parte che si concentra maggiormente sulla normativa legata al disegno tecnico e in questo senso studieremo le convenzioni grafiche e le quotature. E una terza parte invece più applicativa che riguarda la rappresentazione delle scale, delle coperture, delle strutture in acciaio, delle strutture in legno e delle strutture in conglomerato cementizio armato. Il modulo di fotografia, che è il secondo modulo di questo corso, è in realtà un modulo di produzione di immagini di architettura. In questo modulo verrà spiegato allo studente il funzionamento della macchina fotografica, i vari sistemi di illuminazioni, le varie fonti di luce e verranno fatte applicazioni che avranno proprio per soggetto l'architettura. Il terzo modulo è il modulo di produzione di modelli di architettura. In questo modulo verrà insegnato agli studenti come realizzare plastici fisici, quindi fatti con legno, balsa, polyplat o altri materiali analoghi, affinché possa essere ricostruito in una scala ovviamente ridotta un oggetto di architettura. Alla fine di questo percorso quindi gli studenti avranno imparato a fotografare manufatti di architettura ed ingegneria, avranno imparato a realizzare plastici di architettura ed ingegneria e soprattutto avranno imparato a trasferire su carta pensieri e idee. Come dice l'architetto Renzo Piano, io la morale non la predico, la disegno e la costruisco.